Cari amici di Venezia Channel, oggi sono qui, un locale familiare, siamo all'Anfora nel ghetto di Padova. Ma perché siamo qui? Perché è stata Beunida Sciani, che voi conoscete bene perché con noi ha lavorato moltissimo all'inizio, proprio nel comparto, diciamo nel settore food and wine, a segnalarmi una storia da raccontare, una bella storia, vero Beunida? Sì, una storia molto interessante che nasce nel mare, che è ovviamente un materiale, il mare, che non può essere costretto in se stesso, ma che richiama libertà, richiama creatività, richiama voglia di vivere. E tutto questo appartiene alla storia di Andrea Bottacin, che è, non so se definirti chef o artista, anche perché so che scrivi un libro, hai già scritto un libro, quindi hai quest'anima culturale molto espansa. Vero Andrea? Però raccontiamo il tuo viaggio, che è un viaggio appunto che in qualche modo affascina i nostri telespettatori, perché mette insieme questi valori del cibo, del vino, ma con quelli anche del, come dire, del viaggio. Il viaggio è molto importante ed è un viaggio anche umano, perché tu hai anche una storia umana da raccontare. Sì, io amo il viaggio, amo il mare, amo cucinare. E la mia storia parte da 10 anni vissuti a Lampedusa, di quali ho scritto un libro autobiografico che parla di me e che parla un po' della situazione che era in quel momento su Lampedusa, che erano, come sanno tutti, insomma, gli sbarchi di clandestini e questa gente che moriva in mezzo al mare senza nessun aiuto da parte di nessuno. Ho voluto scrivere questo libro, si chiama L'urlo silenzioso d'aiuto, proprio per esprimere questo urlo che era dell'isola, di cui aveva grande necessità e bisogno di aiuto dalla comunità europea o piuttosto che da altri enti, eccetera, che non è mai arrivato, ma che comunque la situazione adesso è migliorata molto. E un po' il tuo, tu sei un imprenditore, perché tu nasci come imprenditore, com'è stato questo tuo percorso di arrivo, vero Beunida, a essere, come dire, un personaggio del mare, un viaggiatore, un personaggio anche del cibo? Con la crisi del 2007, crisi almeno che ho sentito io, ho deciso che era ora di cambiare, dare un taglio a tutto. E così ho fatto, quindi ho dato un taglio alla vita, diciamo, magari quotidiana, normale di tutti, del 90% almeno della popolazione, ma non il 10% di cui faccio parte io. E quindi da qui ho deciso appunto di mollare tutto, mi sono trasferito a Lampedusa, ho venduto la macchina che avevo, E ho comprato una barchetta, perché ho detto su un'isola la macchina non mi serve perché la giro a piedi in bicicletta, ma al mare serve una barca. Da qui la grande passione per il mare, la barca. E sei salpato con questa barca allora? Sì, sì, sono partito da niente, senza sapere niente. Bellissimo. E le barche stavano a terra perché c'era mare grosso, io non sapevo cos'era mare grosso, mare calmo, quindi uscivo sempre pur di lavorare e divertirmi con questa barchetta. Quindi la gente un po' mi aveva preso, sai, un po' per questo, ho detto c'è qualcosa che non va, e da là sono entrato in simpatia, diciamo, alla popolazione, cui amo e che mi amano, spero, e è un'isola a cui sono molto legato, che tornerò anche, e da lì è nato il mio progetto. Ecco, perché parliamo del progetto, anzi io voglio che sei tu, Beunida, che in qualche modo ti sei fatta portavoce di questa iniziativa, un progetto per stare via un giorno, una giornata, più tempo? Quello che offre, secondo me, Andrea, e adesso se lo spiegherà meglio, è l'idea proprio di vivere il mare in modo non turistico ma da viaggiatori. C'è una grandissima differenza, secondo me, tra l'essere turisti e l'essere viaggiatori. Il turista cerca lo stupore, il viaggiatore la meraviglia. È un modo diverso di vivere il mare, un modo diverso di vivere un'esperienza che ti cambia, che ti forma. Quello che offre Andrea Bottacin, che non è soltanto uno chef, che ne sentiamo ogni giorno questa parola anche piuttosto abusata e violentata, secondo me, quello che offre Andrea è l'idea proprio di un'esperienza che vada oltre il senso, che ti crei un pensiero, e io vai oltre il senso. L'ho fatto raccontare a te, Beunida, perché tu sei anche tu un po' una donna di mare, tu nei tuoi
avi, parlano della Grecia, quindi il mare lo conosci bene anche perché ci ritorni ogni anno e quindi hai anche tu questo percorso particolare, non di turista. Caspita, io penso che il mare, parliamo anche del nostro e del nostos greco, cioè la nostalgia del ritorno, l'idea stessa dell'Iliade, dell'Odissea, il fatto che lo stesso Ulisse sia andato per anni in mare e abbia raccontato quelle che sono le storie che cantiamo ancora ad oggi, che lo stesso Pasolini ha ripreso ad esempio, che fanno parte della nostra cultura, debbano essere riprese in modo attuale e intelligente, cosa che fa Andrea, che utilizza in modo intelligente quello che è il concetto di mare, di arte, di cucina, per renderlo attuale. Bene, a questo punto Andrea, dacci un'indicazione ancora più precisa su questo progetto. Ha colpito il segno. Io non voglio fare gite turistiche, non mi interessa assolutamente. Io voglio dare la possibilità, visto che finché riuscirò almeno a far sognare anche altra gente oltre che me stesso, quindi io darò l'opportunità a chiunque verrà a trovarmi, in questo caso partirò da Pantelleria ma poi girerò tutto il Mediterraneo e la partenza, comunque la base attuale sarà Pantelleria almeno per qualche anno. Vorrò far sognare le persone. Cosa intendo? Intendo che potranno venire a bordo della mia imbarcazione completamente gratuitamente. Questa parola poi vediamo anche questo, perché è molto più difficile dire gratuito che a pagamento, perché a pagamento non ho nessun problema, ho riscontrato dei problemi grossissimi dicendo gratuito, perché gratuito andrei a intaccare quel sistema di quelle barche appunto che portano i turisti, che quindi a sentirsi in qualche modo minacciati da me, perché ovviamente offrendo una cosa gratuita, però anche questo andrò a risolvere anche quel problema lì. Quindi tu praticamente darai appuntamento a Pantelleria, ci saranno delle giornate che saranno scelte per queste partenze e uno vivrà una giornata. Certo, potrà vivere una giornata o più giornate, potrà essere ospitato a bordo della mia imbarcazione, quindi anche dormire nell'imbarcazione, potrà cucinare insieme a me e altri cuochi, perché io, come diceva Belinda prima, non voglio parlare di chef, io chiamerò anche persone che amano cucinare, che non sono né chef ma potrebbero essere meccanici. Pane al pane, vino al vino, cucinare, facciamo i cuochi, no? Cuciniamo. Esatto. Ma oltre le categorie. Anzi, se posso fare un appello, io cerco proprio persone che amino il mare e la cucina per venire a bordo da me, fare delle puntate, che sono delle puntate televisive, almeno spero, e far cucinare questa gente, pescare con me, dormire con me, viversi il mare a 365 gradi. Questo è il mio progetto. Già da come lo racconti penso che sia un'esperienza più unica che rara, cioè nel senso che effettivamente io non ho mai sentito di cose di questo genere. Tu Beunida hai così ricordo... No, ma di qualcuno che ti offra gratuitamente, che questa libera è la parola chiave, un'esperienza del genere al giorno d'oggi, 2018, in cui siamo tutti connessi ma in realtà non lo siamo, in cui siamo tutti vicini ma in realtà non lo siamo, qualcuno che offre vicinanza gratis è veramente un'eccezione. Cioè. Per fare questo tu avrai bisogno di un gruppo di sostenitori. Per fare questo le domande che mi fanno tutti, compresa la FIPSAS, che è la Federazione Italiana Sportiva nelle Acque Nostre, mi ha fatto questa domanda e mi ha appoggiato poi questo progetto. Sarà la prima scuola in Italia ufficiale di scuola e cucina a bordo di un'imbarcazione. Io ho già degli sponsor, sono pochi, quindi c'è sempre benvengano gli sponsor, e non chiediamo cifre iperboliche, sono fesserie, sono aiuti, possa essere da bere piuttosto che da mangiare, una pasta piuttosto che una scatoletta di tonno. Allora, naturalmente avrai questo gruppo di patrocinatori, sostenitori, che ti permetteranno di dare questo servizio gratuito e quindi di portare queste persone. Ecco. Certo. Cos'altro? L'unico costo che avrà le persone che vengono a bordo, che sarà una società ASI, quindi non a scopo di lucro, un'associazione, esatto, e avrà un costo, mi sembra, di 30 euro piuttosto che è un'assicurazione oltre a quella che ha l'imbarcazione, ma maggiore per proteggere le persone di qualsiasi cosa. C'è già una data ipotetica della prima partenza? E penso che saremo pronti a partire aprile-maggio 2019. C'è un sito di riferimento dove possono seguirti? C'è una pagina Facebook, qualcosa?
ho delle pagine Facebook, ho delle pagine Instagram, mi possono trovare come Andrea Buttacino, come appunto Fishing Academy, è così. Benissimo, questo lo scriveremo, quindi calcio il servizio. Cos'altro possiamo aggiungere a questa ultima cosa? Domanda, come si chiama questa nave? Questa navigazione, no, non so come si dice, nave, barca, ecco. È una barca, anzi, dacci proprio, descrivicela, perfetto. Poi metteremo le foto, ma... È una barca di 12 metri, larga 4, con due cucette, due bagni, una bella dinette dove si può pranzare, ovviamente un pozzetto grande dietro per poter pescare, una bella prua dove si può prendere anche il sole. È dotata di un fly, quindi una guida anche all'aperto, oltre che una all'interno. E il tutto, che volevo anche ringraziare, che mi ha sostenuto e che mi sono vicini, sono dei ragazzi di Napoli, molto in gamba, che si chiama Pesca Amore, che scrivono un po' su... Esatto, e scrivono su tutte le riviste, insomma, del settore, e mi sono vicini. Naturalmente il menù in barca sarà a base di carne, no? No, assolutamente. È un menù carne. Ovviamente, direi quasi fatto su misura in base al pescato, lì sì potremmo dire menù sul pescato. Assolutamente sì, solo e esclusivamente sul pescato. Benissimo. Basta scarpe. Scarpe ce le dimentichiamo alla partenza. Esatto. E costume. E costume. Bene, a questo punto Beonita, andiamo dove? A Via Reggio parti? No, dove parti? Da Via Reggio. Andiamo a Via Reggio? A Via Reggio. La partenza? Assolutamente sì. Andiamo a Via Reggio a vedere la partenza. Speriamo adesso, ovviamente, gli impegni permettendo, e ti auguriamo il migliore esito possibile di questa iniziativa, ma sono sicuro che ce l'avrà. Secondo me sì, ma ne vale proprio la pena, e le persone intelligenti sapranno cogliere l'anima di questa iniziativa. Io direi di chiudere adesso, se ce la facciamo, un bel brindisi, perché i brindisi ci vogliono. Assolutamente. E quindi partiremo con questa iniziativa. Noi ti daremo il massimo di appoggio, cercheremo di seguirti nell'iniziativa, e poi ti diamo anche i nostri contatti, in modo che se ci vuoi aggiornare poi man mano, noi sui nostri media cercheremo di darti il massimo dell'appoggio, perché è veramente un'iniziativa che vale. Tanto io ringrazio Beonita Sciani, perché come sempre ci dà delle indicazioni belle, ci scopre queste cose qui che, cioè, sì, sono ti ha conosciuto così, ti ha conosciuto casualmente, però la casualità certe volte ci porta a grandi argomenti. Assolutamente, assolutamente sì, il caso non è mai un caso, diceva Jung. In bocca al lupo. Bellissimo.